Mario Fiorillo, sono il dirigente dell'ITIS Pacinotti di Fondi. Il compito specifico degli studi tecnici preparare i nostri studenti ad affrontare il mondo del lavoro, oltre eventualmente anche a proseguire gli studi a livello universitario. Per fare questo, nel corso degli ultimi anni abbiamo attivato un progetto di alternanza scuola-lavoro, stringendo rapporti con le aziende che operano nel territorio oppure con le fondazioni, come nel caso del mondo digitale, che mettono in contatto proprio il mondo del lavoro con la realtà scolastica. L'Italia non si può permettere di perdere queste persone, perché se l'Italia dovesse mai perdere queste persone perderebbe la sua identità ed è molto difficile recuperarla nel futuro. Allora, D'Urso Salvatore, e faccio impianti presso imbarcazioni, natanti, da diporto, e sia elettrici che elettronici. Ho aderito a questo progetto perché si parla di tecnologia e la tecnologia è quello che a me, diciamo, è al cuore. Quindi... Mi chiamo Guido Massarella, sono un perito industriale e faccio di professione l'imprenditore. E questo incontro, sono stato molto felice di essere stato invitato a questo incontro con i ragazzi, perché è giusto che ognuno di noi, che nella vita ormai ha seminato, ha creato, ha costruito e ha fatto delle esperienze, è giusto pure che queste esperienze vengano trasmesse agli altri, in modo particolare ai giovani. Sono nato in bottega. Una volta non si concepiva far conoscere il proprio mestiere. Diciamo che non era una vera e propria cattiveria, era un modo di fare di allora. Oggi è un po' diverso, almeno per quanto mi riguarda, io parlo personalmente per me. Sento, mi chiamo Timoteo, ho 17 anni e frequento la quarta B informatica di questo istituto. Sì, è un mondo sicuramente tutto da scoprire e permette soprattutto ai ragazzi, diciamo, appassionati di un settore di iniziare a poter lavorare in quel settore, a farsi esperienza e sicuramente anche a iniziare a fare qualche soldino, che comunque non guasta. Sì, diciamo che sto vedendo, insomma, di come posso realizzare la mia passione, che è quella delle telecomunicazioni, e sto vedendo come intraprendere una vera e propria attività professionale. Insomma. All'ingegnere Salvatore D'Urso abbiamo risolto il problema di far conoscere i nuovi impianti domografici. E abbiamo discusso su cosa si potrebbe fare per conoscere questi nuovi impianti e come pubblicizzare queste nuove iniziative. Prova. Mi chiamo Pierluigi Di Trocchio, quarta B, sezione informatica. Luigi, che problema state risolvendo? La domotica, che sarebbe l'informatica applicata alla casa. Per esempio, prendiamo un anziano che ha un problema alle articolazioni e non può accendere la luce, e noi con questo sistema in domotica cerchiamo di facilitare la vita di questa persona. Cioè, noi nuove generazioni siamo del parere che aprire un sito e vedere un sacco di cose scritte per noi è più... Ci scoccia.